Faenza avrà una Motor Arena, sarà al Faenza Shopping Park, il nuovo centro commerciale che deve sorgere sulle ceneri delle Perle. Un progetto dove saranno coinvolti Gresini Racing, Scuderia Alfa Tauri, Autodromo di Imola e Giancarlo Minardi a rappresentare la storia dell'automobilismo faentino. La Motor Arena sarà un'area all'interno del centro commerciale che ospiterà eventi ed esposizioni, memorabilia, foto e video, simulatori e offrirà un punto di vista inedito sul lavoro della squadra durante i Gran Premi di Formula 1 e MotoGP. Si stanno definendo con le rispettive federazioni accordi per offrire al pubblico durante le gare un'esperienza incentrata sugli sforzi di piloti e squadra. L'obiettivo è di aprire entro l'autunno del 2023, ma tutto dipenderà anche dall'apertura dello shopping park. Sarà un progetto che verrà gestito da IF e finanziato con investimenti pubblici da parte del CONAMI, della Regione Emilia-Romagna, delle amministrazioni comunali, anche se al momento un vero e proprio piano dei costi ancora non c'è. Faenza Shopping Park metterà a disposizione l'area di 2000 metri quadri, i team, tutto il loro bagaglio tecnico e dispositivo. Il progetto deve partire. Posso dire quello che oggi i partner hanno deciso vorrebbero metterci dentro. Deve essere un'area polifunzionale in cui succedono tante cose, in cui il motorsport si può vedere, si può osservare, ma si può anche vivere, si può imparare a conoscere, si può guardare. Dovrà esserci una parte più museale interattiva che racconta sia la storia che il presente che il futuro, sia una parte diciamo multifunzionale in cui si potranno vedere i gran premi collegati con i box dei team faentini piuttosto che con collegamenti dedicati prima e dopo le gare, e una parte invece più dedicata al gioco, quindi ai simulatori, alle gare di e-games, e tutta una parte invece dedicata all'edutainment e alla formazione, perché non c'è solo la parte finale della competizione, ma c'è anche tutta la parte legata alla nostra filiera della Carbon Valley, che contribuisce a creare le stock e a creare quello che poi sono i mezzi che vanno in competizione. Poi due aree esterne, una più dedicata, diciamo un agorà, una piazza al mondo bambini, quindi con giochi e attività più appunto legate ai bambini, e uno show park che dovrebbe portare tutta una serie di eventi collegati anche con il resto di Faenza e col centro storico, perché Motor Arena è sì un luogo, ma deve essere anche un aggregatore di eventi per il resto della città sul tema motorsport. Per noi è una grande opportunità di far parte di un progetto che metterà in mostra e a disposizione tutto il motorsport e il valore della terra dei motori qui di Faenza a disposizione del pubblico. Ci impegniamo a fornire materiale, consulenza, disponibilità, idee al fine di realizzare un progetto che sia funzionale e di grande interesse per tutta la comunità e i visitatori. Che cosa vuol dire per il Gresini Racing questa iniziativa e che cosa il Gresini Racing metterà a disposizione nella Motor Arena? Beh, per noi è una grande opportunità comunque per far conoscere la nostra azienda e comunque collaborare anche con le aziende del territorio e anche le realtà del territorio. Ci è piaciuto molto il connubio MotoGP, Formula 1, Autodromo di Imola, Minardi, e quindi questo ha creato una bella relazione fra di noi e noi andremo a mettere all'interno dei contenuti che potrebbero essere eventi sportivi da parte nostra, e collegamenti con la pista, far vedere le cose che normalmente in televisione non vengono fatte, non si vedono, magari come cosa succede all'interno del box. Oppure anche portare aziende, far fare experience appunto a queste aziende, non soltanto all'interno della nostra azienda, ma poter avere questa Motor Arena e fare anche eventi in questo luogo, e poi eventualmente anche tour per il circuito di Imola. È un po' un sogno, perché da anni io sostengo che siamo l'unica città ad avere il privilegio di avere nel motorsport due eccellenze come la Gresini e come Alfa Tauri oggi. In passato non sempre sono stati ascoltati i miei consigli, sono stato chiamato dal vice sindaco Andrea Fabri insieme alla proprietà, onestamente ho sposato immediatamente il progetto, credo che sia stato bellissimo lavorare anche con la signora Gresini
e con Otello Valenti, che oggi non c'è, ma è comunque stato un ottimo compagno di strada in questa nuova avventura. Adesso c'è da mettere in moto quelle che sono le idee, e delle idee ne abbiamo tante, e credo che per Faenza questo sia un bel passo avanti, sia a livello turistico, sia a livello commerciale, e sarà un richiamo, perché sull'autostrada passano decine di migliaia, se non milioni di vetture all'anno, e può diventare anche un punto di ristoro, di fermata temporanea, e magari con degli studi che andremo a fare, veicolare su Faenza, che Faenza non è seconda a nessuno, dal Museo delle Ceramiche a tante cose belle che ci sono qui da vedere, quindi io credo che sia un bel lavoro. Ci siamo sempre parlati, ma non siamo mai riusciti a metterci insieme. Questo penso sia un passo importantissimo, dove finalmente ci mettiamo insieme. Non è stato facile, perché comunque ci siamo confrontati molto in maniera costruttiva, e questo è il risultato ed è un punto di partenza importante, perché finalmente porta Faenza e Imola in un luogo unico, tutti insieme, con le eccellenze che dicevo prima, il motorsport, a far conoscerle ma anche a farle vivere, per cui penso sia veramente un'occasione unica, e devo dire un bravo all'amministrazione comunale, alla regione, a chi ha fatto da collante in questa operazione qui, che sinceramente in altre zone penso d'Italia non sia così facile.